Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. Questi brevi interventi da parte del nostro gruppo parlamentare servono a sottolineare, se possibile, l'indignazione più di quanto già non abbiamo fatto nelle sedute precedenti rispetto a un provvedimento che, attenzione, è vero che intende mettere le mani sul sistema carcerario e sulle sue degenerazioni, ma è vero che lo fa, dal nostro punto di vista, in modo del tutto insufficiente. Noi esprimiamo la nostra solidarietà anche ai detenuti delle carceri italiane per le condizioni disumane alle quali sono sottoposti. C'è una punta importante di umanità che è figlia di una visione anche del recupero per chi ha commesso dei reati, che è parte integrante di una sensibilità alla quale non intendiamo rinunciare. Ma questo non significa nulla, perché quando comunque si mettono in campo, come è stato fatto già nel 2006, con i risultati che sono stati raccontati in queste sedute, non soltanto dal nostro gruppo, parallelamente, direi obbligatoriamente, soprattutto da un punto di vista morale, per far capire ai cittadini onesti quale sia l'orientamento delle istituzioni preposte a tutelare la loro sicurezza, occorre mettere in campo dei provvedimenti strutturali. Si può fare qualunque cosa, si può tentare di costruire nuove carceri qualora ce ne fosse la possibilità, la capacità economica, si possono immaginare delle pene alternative, si può immaginare un sistema di rieducazione per chi è in carcere che sia più efficace, si può provare a intervenire con energia su quella piaga autentica rappresentata dalla custodia cautelare, soprattutto per alcuni reati davvero impropria nel suo uso e nel suo abuso. Si può immaginare di intervenire nel sistema giudiziario che a ogni legislatura praticamente tutte le forze politiche dichiarano di voler modificare e riformare. Tutto si può fare fuorché presentarsi a 7 anni di distanza con un altro indulto. Si può immaginare di mettere a sistema il rapporto tra stati per poter garantire, per esempio, che una pena possa essere scontata quando possibile, ove possibile, in forza di convenzioni nella propria terra d'origine, quindi anche alleggerendo la pressione sul sistema carcerario italiano, visto che ci raccontate ogni volta che ci sono delle difficoltà enormi per poter garantire che chi ha commesso dei reati, nel rispetto della certezza della pena, possa scontarli fino in fondo. Beh, di tutto quello che io ho appena elencato non c'è nulla, nulla. In questo provvedimento non compare niente, ecco perché è ancora più vergognoso quello che voi ci avete raccontato nella prima seduta, quando questo provvedimento è stato calato da parte del governo, dissimulandolo, cercando di nascondere la sua vera identità, non proferendo la parola indulto, quando la parola indulto è esattamente il concetto che si sarebbe dovuto esprimere con coraggio, perché quando si fanno dei provvedimenti di questo tipo tutto ci può stare, a patto che si abbia la forza, se preferite la sfrontatezza, di spiegarlo ai cittadini italiani. In una fase economica delicata e negativa come questa, quando i cosiddetti reati diffusi, che impropriamente vengono definiti appartenenti alla catena della microcriminalità, che sono quelli che viceversa sopportano in prima battuta esattamente le persone più deboli della nostra società. In una fase come questa di tutto c'è bisogno, fuorché della incertezza della pena, fuorché dello svuota carceri che voi ci state una volta ancora propinando nella totale assenza di una cornice che faccia capire comunque che idee avete rispetto al sistema carcerario complessivamente inteso, rispetto allo stato delle carceri, rispetto alla diversificazione delle pene e semmai anche delle carceri stesse,
rispetto alla questione della custodia cautelare, rispetto alle pene alternative, non c'è niente di tutto questo. In maniera sfrontata, insultando il popolo italiano, voi avete il coraggio di venire qui in una fase come questa a dirci che volete buttare fuori dalla galera persone che hanno commesso dei reati e sono state condannate per questi. È una vergogna.